Oggi pomeriggio al centro Candiani di Mestre il primo appuntamento per i sindaci di quella che diventerà la città metropolitana di Venezia. Posizioni diverse e tanti interrogativi per una discussione che si è protratta diverse ore e che si riaggiornerà nelle prossime settimane. C'è chi la vede come un'opportunità, chi invece come una imposizione dall'alto. La città metropolitana divide i primi cittadini del veneziano chiamati dal sindaco Orsoni al Candiani di Mestre per la prima discussione sul futuro dell'ente che di fatto sostituirà la provincia di Venezia. È una grande opportunità per tutto il territorio, mi auguro che tutti la recepiscano, lo capiscano. Perché altrimenti faremo un grave danno al territorio non riuscire ad agganciare questo treno in corsa. Dobbiamo lavorare soprattutto sui programmi, cioè sulle competenze che la città metropolitana deve rivendicare nei confronti sia dello Stato sia della Regione. Francesca Zaccariotto, insomma, qui ha una duplice veste, presidente della provincia ma anche sindaco del suo comune, San Donà. Come sindaco cosa dice? Ma come sindaco ribadisco che la città metropolitana in tutti questi anni è stata ben studiata e quindi è stata vista come un'opportunità di sviluppo economico per il territorio, per i comuni, per le categorie. È una sorta di catalizzatore di risorse, però per essere questo ha bisogno di competenze, competenze ampie e quindi che ci sia un riconoscimento in primis da parte della Regione e anche con uno Stato che deve, diciamo, completare l'opera di riconoscimento di quelle che ritiene dovrebbero essere le deleghe, le funzioni e le competenze che non possono essere sufficienti nell'elenco che è stato fatto nella Spending Review. Il dibattito è destinato a proseguire entro un anno, il prossimo ottobre 2013, lo statuto della città metropolitana deve essere pronto.